Sabato 25 agosto la Primavera debutterà in campionato in casa della Virtus Lanciano. A due giorni dall'esordio abbiamo raccolto le impressioni del responsabile del settore giovanile rossoblu Gino Porchia e del tecnico degli squaletti Luigi Vrenna. Vabbè, il progetto per quanto riguarda il Crotone è quello di formare giovani calciatori per essere pronti a approdare in un campionato qual è il nostro. Detto così sarebbe un po' semplice, scontato, però naturalmente che tutto questo attraverso anni di lavoro, quindi attraverso i regolamenti interni, attraverso la crescita, la scuola, penso che sia fondamentale proprio per la crescita dei ragazzi, perché intanto il ragazzo si identifica un po' nel mister perché lo vede come una figura per lui decisiva, quindi il mister deve riuscire a capire un po' le difficoltà dei ragazzi, la questione psicologica che è molto complessa, quindi le paure, i disagi, l'emotività del ragazzo. Fatto questo poi si passa un po' alle competenze tecniche, quindi per far sì che trasmetta ai ragazzi tutte quelle che sono le capacità tecniche, tattiche per formare il giovane calciatore. La primavera nostra non ha fatto campionati eccelsi perché è normale, per noi è difficile competere pure con squadre che sono più attrezzate sotto tutti i punti di vista, quindi noi già quello che facciamo non è tanto, perché io non mi voglio mai, sono uno sempre che pretendo di più, voglio di più, quindi non mi soffermo, anche se facciamo tanto, perché visto le nostre difficoltà, che non sono poche, quindi facciamo i nostri campionati in maniera dignitosa, e li facciamo giocandoci le partite alla pari con tutti, facendoci in alcuni casi anche molti complimenti, e di tanto in tanto vedi qualche ragazzo ci viene anche fuori, quindi diciamo che sotto questo punto di vista siamo soddisfatti, ma visto il mio carattere possiamo fare sempre di più. Le difficoltà credo che a inizio anno ce ne sono, però abbiamo cercato di colmarle con l'esperienza avuta nei campionati e nelle scorse stagioni, quindi ho cercato di colmarle tutte in questo modo. I risultati, io penso che dal settore giovanile quello che si deve trarre è portare qualche ragazzo in prima squadra, quindi cercare di trarre il meglio di questi ragazzi e in un futuro un giovane di Crotone approdare in prima squadra. La squadra ha lavorato intensamente con carichi di lavoro pesanti, ma penso che per inizio campionato saremo pronti ad affrontare al meglio questa nuova avventura. Gli elementi su cui puntare sono, diciamo, le caratteristiche fisiche di ogni ragazzo, quindi con queste caratteristiche fisiche trovare poi i principi di gioco a cui vogliamo attingere. Le novità sono poche perché parecchi vengono su, diciamo, dagli allievi nazionali, abbiamo anche un ragazzo 96 che faremo giocare con molta assiduità, un ragazzo del 96 che è Cristian Riggio, poi abbiamo Mingiano, abbiamo preso come nuovi, però poi abbiamo portato su, diciamo, i ragazzi che noi stiamo crescendo nei vari anni e nei vari campionati che abbiamo già affrontato. Il Lanciano è una squadra che non conosciamo, è il primo anno che approda in questi campionati nazionali, quindi non so il valore della squadra. Penso che poi le squadre come Roma, Regina, Napoli, queste qua sono squadre che a livello giovanile lavorano tanto e spendono molto, quindi cercheremo di trarre il meglio da queste trasferte, da queste partite che giocheremo qua al Sant'Antonio di Isola.